watch you fall in love, and it hurts so bad. Nel mondo dell'edilizia in legno c'è bisogno di tanta professionalità. Incontro una delle aziende più performanti in questo mondo, che è la Loghaus, con l'ingegnere Alessandro Bossola, che è uno dei responsabili, un gruppo coeso che crea anche la sua forza nella grande professionalità. E noi puntiamo sulla professionalità e sullo staff di persone che girano intorno al nostro mondo, perché pensiamo che la casa in legno debba essere prima di tutto progettata e poi realizzata secondo quelli che sono i dettami del buon costruire. Uno staff di ingegneri, architetti, geometri che insieme in un unico ufficio lavorano coesi per trovare le risposte giuste in funzione di quello che è il progetto e l'idea architettonica di base del cliente. Hope that you spend your days, but they all add up. La valutazione di una casa normale fatta da Loghaus è su quali parametri e come si fa a far esperire al cliente finale? Giustamente, quando facciamo una realizzazione, quando facciamo una casa, un edificio, dobbiamo guardare innanzitutto la risposta strutturale dell'edificio, quindi l'antisismicità. Secondo passo che bisogna fare, guardando le strutture moderne, è un approccio energeticamente positivo, ma poi bisogna fare dei passi anche in tema di acustica. Altro discorso fondamentale, e qui anche una mia passione, la durabilità delle strutture in legno. Si tratta di progettarle con i giusti dettagli e con le giuste diciamo accortezze. Non tutti possono costruire case in legno, perché siamo convinti che la progettazione che ci sta alla base, oltre al progettista che ha il cliente, debba essere fatta anche a livello di azienda. Quindi l'azienda deve occuparsi di svolgere alcuni determinati dettagli, di pensarli, per poi dare al cliente un prodotto effettivamente di valore. Non basta avere un buon carpentiere in cantiere, ma serve uno staff strutturato. Per i nostri clienti diamo la possibilità, in varie strutture che abbiamo realizzato, strutture turistiche, di eventualmente passare il fine settimana in una struttura in legno, in modo da provare la qualità di una struttura in legno e sentire anche il comfort abitativo. Il comfort abitativo si prova solo vivendo una casa in legno.